prestazione veramente convincente quella di questa sera, un approccio davvero clamoroso, folgorante, la squadra si è espressa sempre dal primo all'ultimo minuto con la giusta intensità, sembrava aver chiaro in ogni momento della partita quali fossero le cose che bisognava fare in campo. Il compito dell'allenatore è quello di far esprimere i propri ragazzi del loro massimo potenziale, lei ritiene stasera di esserci riuscito? Beh, penso proprio di sì, alla fine sapevamo che per noi era una partita troppo importante, giocavamo in casa, volevamo andare a tutti i costi a 9 punti e quindi metterci in una posizione di classifica molto favorevole, lo abbiamo fatto, la squadra ha avuto un approccio alla partita, come dici tu, ottimo, è riuscita a sbloccarla, che in queste partite è sempre difficile, non mi sono piaciuti soltanto gli ultimi 3-4 minuti del primo tempo, perché la squadra ha cominciato a uscire dalla pressione con giocate individuali, con lanci lunghi, con cose che poi durante la settimana non facciamo. Però posso anche, tra virgolette, capire perché il risultato del 5-0, però lì dobbiamo essere, se vogliamo diventare ancora più squadra, bravi a non commettere più quegli errori, perché bastava anche un gol, potevamo perdere di morale, potevamo perdere un attimo la concentrazione, poi magari la Lazio e la Serie A, l'abbiamo visto anche lo scorso anno, 4-5 minuti le squadre avversarie tornano poi in carreggiata e ti mettono in difficoltà. È chiaro che il secondo tempo è stato attacco contro difesa col portiere in movimento, non è stata una partita spettacolare, però si può giudicare poco quando una squadra gioca un tempo intero contro il portiere in movimento, sicuramente un gol lo fai, un gol lo prendi, quindi è normale che è così. E direi che è anche andata sostanzialmente bene, perché nel secondo tempo, 20 minuti, avete subito un solo gol con il portiere in movimento, di solito le partite si diventano con molti gol, in verità nel secondo tempo ce ne sono stati 3, quindi comunque sì, anche sotto questo aspetto direi che la difesa ha retto magnificamente. Visto che c'è anche Lucas Maina, anche lui un grande protagonista di questa serata, è sembrato soprattutto, Lucas, che abbiate avuto la forza di avere un grande impatto all'inizio, nel momento in cui la gara stava, diciamo, per diventare un po' più tranquilla, tu ti sei acceso, hai segnato 2 strati di gol, quali sono state le tue sensazioni in campo, se hai l'impressione che questa squadra rispetto a quella dello scorso anno sia migliorata e secondo te dove? Sì, era importantissimo l'approccio con cui scendevamo in campo. E questa deve essere la forza nostra, qua soprattutto qua al Palabianchini. Dobbiamo partire subito concentrati, che è quello che le dà forza a questa squadra, concentrati su ogni palla, sia in difesa che essere lucidi pure davanti. Per fortuna abbiamo segnato 2 gol subito e quello ci ha permesso di stare più tranquilli. Sì, sono riuscito a sbloccarmi perché la prima partita non sono riuscito a segnare. Mi mancava il gol qua in casa, soprattutto sentire la gente che ci segue. Poi, riguardo invece la differenza rispetto allo scorso anno per quanto riguarda... Non parlo dell'anno scorso, non, cioè, mi interessa guardare avanti sempre. Cerco di lavorare con obiettivi sia personali che di squadra, e quello che è stato l'anno scorso, sono contentissimo i ragazzi che sono passati e i ragazzi che ci stanno oggi soprattutto. Vogliamo diventare una squadra importante. Ok, mister, l'esordio di Mika Pau, come ti è sembrato innanzitutto? Si è calato bene nella parte, a mio giudizio ha giocato una partita sostanziosa e... anche un giudizio su Simone Chicchio, perché è vero che la partita si è messa bene, però negli ultimi 5 minuti è stato strepitoso con 3 interventi. Sì, Mika Pau chiaramente si vede che è appena arrivato nella prima partita, chiaramente come dici tu ha fatto una partita di sostanza, è un ragazzo straordinario che si mette a disposizione del gruppo e piano piano deve migliorare, perché ancora gli mancano dei meccanismi, gli mancano entrare in sintonia con i compagni di squadra, però è chiaro che siamo qui per lavorare. Lui per noi è un giocatore importante perché a velocità ci spezza un po' le difese avversarie, no? Con il suo modo di giocare, però chiaramente deve lavorare per trovare sintonia, per trovare proprio a livello di schemi, di gioco con i compagni la forma migliore, no? Per Simone Chicchio siamo tutti contenti, speriamo che questa convocazione gli faccia acquisire responsabilità, perché lui deve capire che è un portiere forte, però forte se lo è
lo deve essere sempre, stando concentrato, lavorando, perché a questi livelli come abbassi il ritmo, abbassi l'intensità, abbassi la concentrazione, soprattutto nel ruolo del portiere diventa poi complicato e difficile. Quindi va in nazionale, contentissimi per lui, sperando che questa convocazione lo faccia crescere dal punto di vista soprattutto mentale, perché da quello tecnico sta lavorando tantissimo e continuerà a farlo. Ultima domanda per Maina: il pubblico di questa sera è il pubblico delle grandi occasioni, e questo sicuramente in campo voi lo avete avvertito, immagino. Sì, sicuramente i ragazzi, soprattutto della curva, che non si fermano un secondo di cantare, di incitarci, questo noi lo sentiamo al campo e ci fa tanto piacere. Sono tanti, gridano tutto il tempo e pure tutta la gente che sta a fianco a noi ci dà troppa forza per sentirci sicuri. Va un grande complimento allo speaker che mi è sembrato un fenomeno per incitare la gente. Io volevo dire soltanto un'ultima cosa, perché parlavamo prima con il direttore, no? Volevamo dedicare questa vittoria al mio amico, che oggi decorre un anno dalla sua scomparsa. Siamo stati a Martina anche per il Memorial, oggi è un anno esatto dalla sua scomparsa e non sono potuto neanche essere al suo, diciamo, a commemorarlo, quindi ci tenevo tantissimo a dedicare la vittoria. Questo si sentiva comunque in campo. Va bene, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.